silenzio assoluto. Questa è la prima cosa. Giovannone comunque era uomo di, anche di altro modo, per la verità. La seconda cosa, io non ho letto, ma lo leggerò, ho già preso il libro di questi due grandi colleghi che hanno il coraggio, perché oggi ci vuole coraggio, perché si guardano in faccia e dicono, ma cose del passato, ma chi se ne frega? Sono cose che mi fanno soffrire perché è stata la mia prima vita, ho seguito come loro, allora, tutte queste vicende. E qualche domanda terribile me la sono fatta. Quello che dice Franceschini, guardate Franceschini, io non ho mai dato del tu a un brigatista, però adesso gli do volentieri del tu perché è una persona onesta e è stato il primo, ripeto, è stato il primo a dire cose scomode sulle Brigate Rosse, su quello che erano diventate le Brigate Rosse. Lui. Anche a costo di qualcosa. Ah, non solo a costo, lui rischiava. E tutte le volte che si citava Franceschini, ma avete letto quello che ha dichiarato Franceschini? Quel pazzo, quello è venduto. Venduto lui? No, lui non è venduto. Lui racconta la verità ed è una verità molto scomoda. Io non faccio il dietrologo di professione, anzi diffido dei dietrologi di professione. Però il nostro lavoro è anche andare a cercare le robe. Signori miei, se non lo facciamo più, i nostri lettori non sanno più niente. La P2. Signori, io sono al Corriere della Sera da 42 anni. Orgoglioso di stare al Corriere della Sera. Sono in pensione, continuo a collaborare e orgoglioso perché è un matrimonio indissolubile, come ha detto il mio direttore. Guarda, più di qualsiasi matrimonio che dura, io ho fatto un calcolo, parlo della passione, 2, 4, 5, poi ci si ferma lì, però poi dopo ce la tenete, quello che volete. Il Corriere no, è sempre passione, il primo occhio, passione a vista, indissolubile. Li avevamo dentro tutti i PDisti, tutti. Avevamo l'amministratore delegato, avevamo il proprietario, avevamo il direttore, avevamo alcune firme, anche alcuni capi redattori molto arroganti che dicevano, e poi quando esce l'elenco, dico, quello lì, ma guarda te, ma quello che vedeva fare il furbo, e leggo più, dico, ma ammazza, complimenti, adesso capisco le carriere, c'era un giovane collega che aveva una carriera brillantissima, e io avevo ammirato, dico, ma che bravo. Elenco, tessera, no, andarsi a ginocchiare davanti a gente, ragazzi, no, ma no. Ci trovavamo in quello all'inizio, Franceschini, sì, sapete cosa abbiamo detto quando andavamo a seguire il processo di Torino dove lui era imputato? Esce l'elenco della P2 e a noi piaceva molto, noi siamo ingenui anche, molto, il presidente Barbaro, che persona civile, pieno di attenzioni, garantista. E se ne dico, c'è il Barbaro della P2. Allora se andati da Barbaro e dico, ma presidente, beh, ma cos'è successo? È un errore. No, avevo bisogno di essere protetto. Ma anche io bisogno di essere protetto, ma non mai pensato che mi era la P2. Allora questa P2, questa piovra, aveva raggiunto tutto, inquinato tutto. È chiaro, lo sapete benissimo, che non è che sono stati due grandi magistrati che sono riusciti ad andare a Castiglione Fibocchi a trovare gli elenchi. C'è qualcuno, come abbiamo visto, che ha fatto una telefonata, ha detto andata a Castiglione Fibocchi, ma poi saranno stati solo quei nomi, o magari ce n'erano anche degli altri. Ultima cosa che dice Franceschini, la parte estera. Beh, io nel 79 seguivo un'altra storia, la storia del 7 aprile, che è tutt'altra storia che non c'entra direttamente con le Brigate Rosse, anche se si erano fatte delle indagini in questo senso. Un giorno mi chiama il magistrato e viene a sapere che il giorno dopo il Corriere della Sera, il mio giornale, io ho inviato a Padova, pubblicherà una cosa che squalificherà un'inchiesta che stanno facendo, dice, il giornale mi tradirà, il mio giornale, dico, ma io sono qui, io non tradisco nessuno, do la mia parola d'onore. No, non lei, leggerà domani mattina. Il titolo delle Brigate del Corriere era la centrale delle Brigate Rosse a Parigi presso la scuola francese Imperiale. E il pezzo cominciava così, l'uomo dei servizi segreti racconta. Allora io chiesi il giorno dopo, guarda, mi spiace, non c'entro io, ma no, lo so che non c'entra lei, ma sappia
che questo ha praticamente reciso la possibilità di una collaborazione con le autorità francesi, che avevano informato. Ho portato un libro recente, è scioccante. Io sento il mio giorno. Ecco, ecco questa cosa francese della scuola imperiale. Ecco perché è giusto quello che dice Franceschini. Non è stata, forse era anche scomoda, qualcuno di questi era anche amico di Kratz, si dice. C'erano tre personaggi, vi dico anche i nomi, tanto di questo, Corrado Simioni, Vanni Muminaris e Lucio Berio, la memoria, vuol dire che non sono ancora del tutto che ci trullito, mi esce. Lucio Berio, Corrado Simioni e Vanni Muminaris. E ma che cos'era questa scuola imperiale? Chi la faceva funzionare? Chi si nascondeva dietro la scuola? E Clavio, come mai un primo ministro greco, in questo caso, viene inquisito per tante ragioni e lui mi dice, sai qual è la ragione? È che sono stato l'unico a smantellare Clavio. Io non so, è vero, mi ha anche fatto incontrare il generale che ha smantellato Clavio. Il giorno dopo sono cominciati i suoi guai. Ne avrà fatte anche lui sicuramente, però come vedete è tutto talmente che è difficile dire, sperare che un giorno si arriverà alla verità. Se qualcuno ci arriva, lo abbraccerò volentieri, grazie. Bene. Abbiamo ancora 5 minuti e ci sono delle domande, perché poi ognuno di voi dovrà andare a firmare l'uscita, perché così altrimenti non vale l'idea di avere le cose. Eccola là. Forza. Desideravo sapere, per favore, è una curiosità personale, siccome è stato detto che Kissinger aveva espresso un'idea politica molto chiara in quanto riguarda il 1974, e siccome qua si parlano anche dei ricordi personali, vi farò ridere però il 4 agosto del 1974 ero in quel liceo semantico come insegnante e si parlava di